Ciao ragazze, ciao ragazzi. Questo video sarà tipo un video chiacchiericcio e nello stesso tempo, nel frattempo, mi strucco perché ieri notte sono tornata tardi, sapete, una di quelle notti in cui non si riesce a riconoscere nemmeno la propria casa e mi sono praticamente tuffata nel letto e il trucco e tutto quanto è rimasto bello tranquillo sulla mia faccia. E così io ho detto, nel frattempo che mi strucco, parliamo un pochettino, ecco, per chiunque magari non mi segue su Facebook perché ha problemi a trovare il link, cosa che ragazze vi lascio sempre tutto sotto nell'info box, o per chi non ha Facebook, perché no, cioè c'è gente che ancora non ha Facebook e ha una vita, probabilmente. Io intanto mi prendo le mie salvette delicate della Licia. E cosa è successo? Come mai sono sparita per così tanto tempo? Vi spiego. Perché è da tanto che manco. Cioè, per me è da tanto che non registro, ecco. Ho lo specchietto perché sennò non vedo una cippa di patti. Praticamente, una settimana fa quasi ero lì che stavo al PC, tranquilla, al mio portatile. Se non sbaglio, stavo modificando un video che volevo caricare ed era un video haul che avevo fatto a fine aprile. Ho detto, ma sì, carichiamolo. Infatti ora ho accumulato anche, cioè, gli acquisti di fine aprile, gli acquisti di tutto maggio, perché alla fine sta diventando lunghissimo, sarà un video haul gigante quello che farò. Ero lì comunque che stavo modificando, stavo salvando il video, perché io uso Movie Maker e dopo che hai fatto l'editing di tutto il video, lo devi salvare. Stavo salvando e io nel frattempo stavo giocando con Facebook. Perché io Facebook entro e ci gioco, quindi sono una di quelle rompiballe che gioca. Però in realtà non rompo il ballo a nessuno, non invio richieste, ecco. A un certo punto lo schermo parte, nel senso mi diventa tutto a righe e io rimango tipo no, ti prego, dimmi che stai scherzando. Basta. Lo riaccendevo, lo rispegnevo, ritornava di nuovo tutto a righe e poi buio totale. Il computer era partito. Disperazione più totale. No, come faccio? Avevo tutto dentro. No, non ci voglio credere. E invece fu così che mi si ruppe il PC. Allora ho dovuto aspettare che io riuscissi a trovare il modo di acquistare un altro PC. Per fortuna questo mese è il mese del mio compleanno, quindi riesco un po' a ruffionarmi la gente e grazie al mio ragazzo sono riuscita a fare un finanziamento che poi ovviamente mi pagherò da sola e ho preso un nuovo PC, questa volta non un portatile, per precauzione ho preso uno fisso. Anche perché il portatile comunque non mi era durato poco, mi era durato 4 anni. Continuando, a un certo punto ero andata con mio padre mi fa, vieni con me che ti porto in un ristorante, vediamo se riusciamo a farti prendere. Andiamo a questo ristorante che lui conosce il proprietario. Parla con questo qua e io l'indomani inizio a lavorare. Uno dice meraviglioso, dai, dovresti essere felice. A parte che non è proprio lavorare, cioè sarebbe una settimana di prova. E mercoledì, infatti, terminerò la prova e vedremo cosa succederà, se mi prenderà o meno. A parte questa precisazione, ecco. Io da mercoledì scorso, quindi, sto lavorando. Inizio dalle 9 e termino per le 4, a volte 4 e mezza. E devo dire che è difficile, nel senso,
È sconvolgente, ecco, mi sconvolge le giornate. Il fatto che io esca alle 4, arrivo a casa, sono stanchissima, perché comunque sia non sono abituata a fare niente, diciamocela proprio spicciola, non sono abituata a fare nulla io. Ero sempre o nel letto o nel divano, quindi passare da tutto il giorno letto divano, divano letto, divano sedia, a passare a 7-8 ore in piedi a fare la cameriera. Comunque sia, faccio la cameriera. Al mattino pulisco un po' la sala, pulisco un po' il ristorante, poi arriva la gente, le servo e tutto quanto. Devi essere sempre comunque lì in sala a vedere che tutto vada a posto. Vai a levare il cestino di pane, vai a levare i piatti, portali in cucina, ritorna in sala, cioè praticamente è sempre così, una fame abnorme che mi viene, però continuo così. Quindi praticamente la mia assenza è dovuta al fatto che, avendo iniziato a lavorare, non riesco a trovare più il tempo di fare nulla. Iniziando a lavorare, sono accumulati gli impegni. Allora, nel frattempo io devo andare in chiesa perché sto facendo la preparazione alla cresima, perché non avevo preso la cresima e mi serve per il battesimo di mio nipote, essendo io la madrina. Quindi, appena ritorno a casa, ho il tempo di cambiarmi, devo andare in chiesa una volta alla settimana. Poi, sono entrata nella Tupperware, perché mia cugina ha insistito, lei fa parte della Tupperware e mi ha fatto una testa così. Quindi ho detto, vabbè, dai, prima di trovare questo lavoro io avevo detto, dai, visto che non faccio niente, una cosa in più dell'Avon, che comunque io mi trovo soddisfatissima del servizio Avon, che anzi vi farò un video. Scusate, ma mi sto allungando a prendere il cotone. Sono soddisfatissima del lavoro Avon, però ho detto, vabbè, dai. In cambio, quelli della Tupperware, come sono fatti, ti danno un set che poi ripaghi nelle prime tre atelier. Vi spiego cosa sto dicendo, di cosa sto blatterando. Per chi non conoscesse la Tupperware sono praticamente è un'azienda che, pari, se non sbaglio, alla stessa anzianità dell'Avon, non vorrei dire una cavolata, che è uscita con tutti, cioè il suo prodotto punta sono le ciotole. Chi non conosce le ciotole della Tupperware? Sono resistenti, durano a lungo, l'unica cosa è che costano una cifra abnorme. Ah, che scema, mi sono dimenticata. Questo che sto passando negli occhi è lo struccante per gli occhi, ecco, della Vivi Verde Coop. Così, dicevo, la Tupperware è conosciuta per le ciotole che durano a lungo, per tanti tanti anni. Mia madre ha ciotole di 10-15 anni fa, che non sono completamente integre, che poi le ciotole Tupperware hanno tipo la specifica che riesce a far uscire, chiudendo, riesce a far uscire l'aria all'interno schiacciando il coperchio e la conservazione del prodotto è più lunga, ecco, per farla in breve. Ma la Tupperware non ha fatto ora solo ciotole, si è amplificata, ecco, si è ampliata. Ragazzi, che sono? Sono le 9 qualcosa, le 9 e mezza e io non sto connettendo. E vi dicevo che ha fatto tante altre cose, e fra cui il set che mi hanno dato è composto da tre ciotoline, un macchinario che serve a mano, tutto manuale, che serve per miscelare gli ingredienti, sbattere le uova, fare la maionese, fare la besciamella, cioè uno strumento simile. Poi cos'altro mi hanno dato? Non so più parlare oggi. Mi hanno dato
Ah, ecco, quello per fare una cosa così che abbiamo quasi tutti, penso, che serve per fare il caffè shakerato, serve per fare l'omelette, serve per fare un sugo senza levando la maggior parte delle pellicine. Poi mi hanno dato il cuociriso in microonde, bellissimo, quello è fantastico, l'ho utilizzato, meraviglioso. Lo metti tu, metti, prendi questo cuociriso, ci metti l'acqua, ci metti il riso, lo metti in microonde, ti viene un riso fantastico in pochi minuti. Cos'altro dirvi? Vabbè, comunque se vi interessa poi che vi faccio vedere direttamente, perché se no non finisco, vi faccio vedere direttamente il set della Tupperware, ditemelo che ve lo mostro. Loro ti danno questo set per iniziare anche a fare questi atelier che sono incontri che fai a casa tua o a casa delle persone che te lo richiedono, con almeno 5 persone che poi magari dopo dove tu mostrerai l'utilizzo di alcuni prodotti, perché molti prodotti magari tu li conosci, però non sai l'utilizzo che può avere, nel senso una ciotola non può essere solo una ciotola, ma può fare altre cose. E poi ogni lunedì praticamente avresti un incontro Tupperware della tua città dove tu vai e fanno praticamente a chi ha fatto un tot di vendite, danno un altro borsone di regali, cioè ti riempono per far la spiccia. Ora si stava parlando che probabilmente forse si va a Milano per 3 giorni, tutto spesato da Tupperware, il viaggio, l'hotel a 5 stelle, il cibo, non si sa quando, ma boh, vedremo. Mi sembra a settembre. Quindi questo è altra cosa, quindi ritorna a casa, fai l'incontro, fai l'atelier, la gente a casa, un casino abnorme. Poi l'Avon, ora anche l'Avon, un casino pazzesco, ragazze. Ho appena passato l'acqua micellare della Sobio e direi che come pulizia ce l'ho fatta. Anche l'Avon è una cosa abnorme perché mi sto applicando per cercare di aumentare di livello ed è difficile. Però non è impossibile. Ora vediamo come fare. Gli occhiali li stavo cercando, ragazzi, ma come sto? Ok, la pulizia è fatta. Devo ancora fare colazione. Sono esaurita, perché esaurita a dir poco, veramente. Sono ritornata ieri notte alle 2. Mi sono buttata a pesce nel letto. Stanchissima. Oggi è domenica, quindi buona domenica a tutti. Sono contentissima che comunque il canale stia comunque crescendo, anzi, benvenuti a chi si è iscritto. Presto, prestissimo, girerò il giveaway. Ora vedo se prepararmi e girarvelo. O se aspettare a prendere altre 2 cose per mettervele nel giveaway, perché penso, io sono dell'idea piatto ricco mici ficco. In più, sapete, io preferisco premiare 3 persone che mi seguono piuttosto che una. Ed è un modo per festeggiare insieme il mio compleanno, perché il 26 maggio, ovvero lunedì prossimo, sarà il mio compleanno, quindi è carino pensare che anche voi festeggerete con qualche regalino, ecco. E cos'altro dirvi? Sono stanca? Ho sonno, ma fra poco devo andare a un pranzo giapponese con le mie amiche, non vedo l'ora. Farò delle foto ovviamente per Instagram, come sempre. Ultima cosa, ecco, sto continuando la dieta. Non l'ho detto per precauzione perché ho detto sta a vedere che vado a finire, che io dico oh, faccio la dieta e poi tac, succede come sempre, ovvero che sgarro, evito di farla, eccetera, eccetera. Invece no, ho continuato per 2 settimane, sto vedendo i miei risultati, ora soprattutto che sto lavorando, quindi sono sempre in movimento, è più facile, diciamo, a parte che le gambe non le sento più, ma quelli sono dettagli. E in 2 settimane ho perso 2 chili.
Speravo in qualcosa di più, devo essere sincera, però nello stesso tempo mi ricordo che la mia nutrizionista mi aveva detto che è meglio perderli un po' per volta, addirittura lei mi diceva che dovevo perderne 5 etti alla settimana perché è più probabile che questi poi non li riprendi. Invece succede spesso che ne perdi 5 in una settimana e sei sicuro che quei 5 kg, se non, o la metà, se non addirittura tutti, li riacquisti, li riprendi. Niente ragazzi, questo era uno Get Ready With Me, come dice Annalisa Superstar. Vi mando un bacione, giuro che non sto sparendo, giuro che ritorno. Datemi il tempo di organizzarmi le giornate perché lavorare mi ha scombussolata la giornata, non so mai come dividermela, non riesco nemmeno a finire di leggere quel dannato libro di Dante. Non riesco nemmeno a stare al PC, veramente sconvolgente. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!